E rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Sono in compagnia di Marco Monaco di PwC, che è insomma il referente per quanto riguarda l'ambito blockchain. Tra poco inizierà la seconda tavola rotonda, anzi la prima tavola rotonda, Be Your Own Bank, in cui si parlerà delle tecnologie distribuite, dell'era anche dell'on demand economy. Ecco, quanto una grande società come quella di PwC sta raccogliendo sul mondo blockchain, immagino sia questa esperienza che andrà poi a spiegare alla nostra platea. Sì, in realtà non solo blockchain, PwC è molto attiva nell'ambito fintech. Per il secondo anno abbiamo prodotto un report sullo stato del fintech in Italia, che a breve verrà pubblicato, tra l'altro reso disponibile a tutti, e quindi già in un ambito fintech stiamo lavorando già da diversi anni. All'interno della business unit dedicata al fintech c'è questo gruppo in PwC Italia che si occupa di blockchain, fondamentalmente un gruppo dedicato al 100% a progettualità relative alla blockchain. Effettivamente in Italia stiamo collaborando con molti dei nostri clienti su moltissime idee, su moltissime attività progettuali. Una delle attività che diciamo è in parte relativa anche a quello che verrà discusso proprio oggi su questa tavola rotonda è legata proprio al titolo della tavola rotonda, ovvero Be Your Own Bank. Un po' vogliamo passare dalle parole alla pratica. Be Your Own Bank vuol dire che fondamentalmente ciascuno di noi è in grado di potersi gestire il proprio patrimonio senza dover far riferimento a delle terze parti, a degli intermediari. Questo però in cosa si traduce nel mondo reale? Si traduce in doversi gestire la sicurezza del proprio patrimonio. Quindi un primo punto interrogativo molto importante che verrà discusso all'interno della tavola rotonda è proprio quello della possibilità e della fattibilità per cui ognuno di noi è in grado di gestirsi la sicurezza del proprio patrimonio. Questo ad esempio nel caso delle blockchain si traduce in una gestione delle chiavi di accesso alle proprie criptovalute, piuttosto che alla propria identità gestita con una blockchain. Ecco, la domanda che noi ci facciamo è quanto effettivamente lontani siamo da una vera e propria disintermediazione, quanto è facile oggi gestirsi la sicurezza di queste chiavi in autonomia senza far riferimento a terze parti. Abbiamo delle attività progettuali dedicate a questo che si chiama key management, su cui noi stiamo lavorando un bel po' con diversi attori non solo italiani ma anche al di fuori dell'Italia. Inoltre questo discorso viene anche riportato in quello che è il tavolo del MISE. Io sono un membro del team di esperti convocati appunto dal MISE per la strategia italiana. All'interno del MISE stiamo lavorando su diverse applicazioni della blockchain. Io nello specifico rientro all'interno del sottogruppo dedicato a monete digitali e fintech. E in questo ambito uno degli elementi importanti è proprio capire come fare in modo, quindi attività di formazione piuttosto che evangelizzazione o campagne educative, per far capire alle persone quali sono i rischi che una tecnologia come questa poi porta effettivamente sul mercato e quindi anche come difendersi da questi rischi. Quindi se poi effettivamente si arriverà a un mondo dove ciascuno di noi sarà la propria banca o avremo sempre bisogno di intermediari che quantomeno ci aiutano e ci semplificano la vita, quantomeno nella gestione della sicurezza dei nostri patrimoni. Beh, direi che è una sfida notevole ed è bello lanciarla anche in questo contesto e vedremo magari continuando a risentirci anche proprio nei nostri studi di Le Fonti TV su quanto le risposte alle domande che lei ha posto insomma si stanno o meno attuando e poi per la sua importante attività al MISE. Io ringrazio nuovamente Marco Monaco che tra poco appunto dovrà salire sul palco e non mi resta che restituirvi la linea e ci ritroviamo più tardi.